amici e benvenuti in un nuovo video di Robby. Dani, dovevi dire Dani, Robby e Dani, non Robby e Dani. Ciao. Oggi faremo un nascondino un po' diverso dagli altri. Vuoi dirlo tu, Robby? Non solo il nascondino, lo faremo in piscina, quindi video super estivo. Ma saremo costretti a nasconderci nel colore del nostro Poppit. Infatti, ragazzi, io ho questa fragola tutta rossa. Sono anche vestito di rosso e in piscina. Il rosso è un po' difficile da trovare, in effetti. Io invece ho il mio amico Jimmy il coccodrillo, che è blu come il mio costume, e quindi dovrò trovare tanti posti tutti blu. Spero per te che troverai un posto ottimo in cui nasconderti, perché tanto ti troverò in un solo minuto. Sì, certo, un solo minuto. Quante volte te lo devo dire? Io sono la più brava e la regina del nascondino estivo. Sì, certo, come no. Allora, adesso iniziamo, che tu conti e io mi nascondo, così vedrai quanto tempo ci metti a trovarmi. Quindi 3, 2, 1, via! Oh, cavolacci, dai, hai iniziato a contare. Adesso devo trovare un posto tutto rosso come il mio Poppit. In realtà c'è un pochettino di verde, quindi potrei dire: Dani, guarda, in realtà è anche verde il colore, non solo rosso. Però no, in realtà non devo barare, perché sennò lei poi dice che io baro ed è così che riesce a vincere. No, beh, Jimmy, è incontrollato. Ho già trovato un posto molto rosso. Guardate questi bellissimi fiori. Però, cioè, vi immaginate se mi nascondessi qui? Sarebbe davvero molto strano e stupido, mi riconoscerebbe in 12 secondi. Io odio contare. Ah, mannaggia, ragazzi, non trovo nessun posto rosso. Però forse ho un'idea. Dani sta lì, devo rubare questo. Oh, adesso non potrò mai più perdere. Mi metterò qui dietro, sarò super coperto e starò comunque nel rosso, perché ho questo asciugamano da mare tutto rosso. 27, 28, 29, 30. Hai fatto il tuo dovere? Ok, va bene. Vediamo un pochino dove si potrebbe essere nascosto Robby. Ecco qui, ragazzi. Adesso sono invincibile. E in più da qui posso tenere sott'occhio tutta quanta la piscina. Guardate quanto è figa, c'è anche un super salto lì dentro. Chissà quella scema di Dani dove mi starà cercando. È proprio scarsa a nascondino, altro che regina. Cose rosse, Oh, lì c'è una cosa rossa. E tutto il prato è bagnato. Robby? No, qui dietro Robby non c'è. Mi sa che questa volta si è nascosto in un posto migliore. Solitamente i posti dove si nasconde sono bruttissimi. Guardatela, eccola lì, Dani. Va bene, andrò a vedere. Robby, guarda che ti ho visto. Robby? No, Robby non è qui. Vediamo, qui c'è qualcosa di rosso, palla. No, qui non c'è niente, nessuno. Mi devo nascondere, è super vicina. Dobbiamo fare super silenzio, ragazzi. Jimmy, mi avevi consigliato male, non è lì Robby. Non può trovarmi, sono nascosto troppo bene. Guardate, in effetti fa un po' paura, perché sono totalmente in un ambiente selvaggio. Chissà se non c'è qualche ragno o topo qui, Speriamo di no, però devo vincere il nascondino, quindi non importa. Ma dove diavolo si è nascosto? Questa volta devo dire che si è nascosto veramente bene. No, io sono la regina del nascondino, ricordatevelo. Quindi non è possibile che qui non c'è da nessuna parte. Vediamo dietro al pozzo. Sono sicura che si sarà nascosto lì, anche se non è rosso. Avrà barato. Non ho barato, ho un asciugamano rosso addosso, quindi posso stare dove voglio. Robby, sei dietro al pozzo? Eccola lì. Robby! Mamma mia, che paura. Aspettate un secondo. Lì ho visto qualcuno. Forse mi ha visto. Mi devo mimetizzare. Addio. Vedo qualcosa che si muove lì dietro. Adesso andrò in punta di piedi. Ah, che bella pianta. Devo dire che Robby si è nascosto davvero molto bene. Sì. Super silenzio. Bene. E qui forse c'è qualcuno che si è nascosto sotto alla coperta. Robby. Sono un oggetto che si usa in piscina? Un oggetto che si usa in piscina?
Tipo una palla e quindi ti posso buttare in acqua? No, 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 grazie, no, voglio rimanere asciutto almeno per il momento. Robby, in realtà io ci avevo già trovato e il mio amico Jimmy, che non è stato molto bravo e non mi ha suggerito bene. Certo, come no, con questo asciugamano ti ho proprio fregata. E poi stavo lì a divertirmi con il mio Poppit e potevo stare anche 12 ore grazie al mio Poppit. Ma adesso, Dani, afferra in maniera super sad il tuo Jimmy, perché adesso tocca a te nasconderti e non ti darò chissà quale vantaggio. Quindi 3, 2, 1, via! Oh, raga, mi devo muovere. Devo trovare un posto blu. In realtà qui c'è qualcosa. Ci sono dei cuscini blu qui sopra. Se volete sapere la mia, Dani non ha speranze contro il king del nascondino. Io e la mia fragolina inizieremo a contare adesso. 30, 29, 28... Però è un posto troppo banale e lo sapete che io sono la regina del nascondino. Quindi fatemi pensare. Vediamo qui se c'è qualcosa. Dani esploratrice? Oh! Mi è venuta un'idea! 14, ah no, com'era? Ah, 25, 24. Lei e il suo Jimmy non hanno speranze. In effetti io sto camminando con gli occhi chiusi, quindi questa cosa non è molto buona. Fragolina, tieni gli occhi aperti perché sarai tu a dirmi dove si è nascosta Dani. La piscina è blu! Quindi mi sa proprio Jimmy che ci dobbiamo buttare. Sì, anche se credo che l'acqua sia molto fredda. Però devo entrare piano piano, altrimenti Robby scoprirà il mio nascondiglio. Bene. Robby è da quel lato. Io devo fare molto silenzio, ok? Oh. L'acqua è freddissima, ragazzi. Però io devo vincere questa sfida. Devo farcela. E uno. 10. E due. E tre. 5. Ragazzi, è freddissima l'acqua. 3, 2, 1. Pronto? No, Dani, sto arrivando! Ha finito di contare! Devo andare in apnea! Devo andare in apnea! Ok, vediamo nei dintorni. Mi sa proprio che non riuscirò a fare tutto il tempo in apnea. Dovrò nascondermi. Lì. E qui sembra proprio di non vederla, Dani. Allora dovrò proseguire in avanti. D'altronde, quanti posti blu vuoi che ci siano in una piscina? Devo fare molto silenzio. Ehi, aspetta, piscina. Ah, ma ci sono tantissimi posti blu e azzurri. E Jimmy può nascondersi ovunque, in effetti. Non sospetterò mai che io mi sia buttata nella piscina super gelida. Proverò a vedere qui se c'è un posticino blu. Ah, guardate le piante, tutto umidice, cioè il terreno è anche tutto sporco. Ah, vediamo un pochettino. Ehi, tutti questi tubi sono blu. Ma Dani è una fifona, non si sarebbe mai nascosta in un posto così tutto quanto tetro e sporco, quindi sicuramente no. Guardate, Robby, è lì dietro il cespuglio. Ma sono proprio sfortunato che persino i tubi sono blu. Ma secondo lui, io mi sarei nascosta nel posto dove lui si è messo. Ah, che ingenuo e che stupido che è. Davvero, io non ci posso credere che sono così brava al nascondino e lui invece è scarso. Vabbè, ovviamente una sola persona nella coppia deve essere brava. Guardate questo tappeto blu a forma di cuore. Vediamo se sta qui sotto. Aha! No, lo so cosa state pensando. Ehi, Robby, guarda che Dani non è mica una sottiletta che può mettersi sotto un tappeto. Ma e se ci fosse stata una botola lì, sarebbe stato un nascondiglio perfetto. Allora, di blu cosa ci può essere? Tipo l'acqua, forse è in acqua, Dani, controlliamo. Ragazzi, si sta girando verso l'acqua, devo andare in apnea, torno subito. Vediamo un pochettino. No, non c'è nessuno qui. Vabbè, e dire che se fossi stato io, blu, mi sarei sicuramente nascosto in acqua. Dovrò cercare altrove. Ragazzi, questa volta davvero non mi batterò il nascondino. E la situazione è molto divertente, direi, perché lui sta girovagando e io sono qui invece nell'acqua a godermi la piscina, anche se è un po' fredda. Però sono bella tranquillita qui e rimarrò la regina del nascondino. Questo cestino secondo voi è azzurro oppure verde? Non lo so, io nel dubbio controllo. Ah ah! No, c'è solo spazzatura.
Mia piccola fragolina, sei la mia unica consolazione. Almeno posso giocare un po' coi Poppit mentre cerco Dani, anche se non la sto trovando. E questo non è una cosa buona. Oh, guardate, lì ci sono dei tubi blu. Magari è tra i tubi blu. Vediamo, vediamo. No, neanche qui. Lo ammetto, questa volta Dani è tipo introvabile. Ma è scomparsa. Robby è qui vicino. Devo scappare dall'altro lato della piscina. Vado sott'acqua, vado in missione. Però pensandoci, la piscina è gigante. Forse non era nel lato in cui ho visto io. Ricontrolliamo. Ehi, ma aspettate un momento. Quella che cos'è? Non ci sono mica dei pesci in piscina. Non me la racconti proprio giusto. Ehi, tu? Scusami, sei mica un pesce per caso? Sì, sai, volevo farmi una bella nuotata, dato che ci mettevi un sacco di tempo a cercarmi. Fai subito, esci fuori, perché io e la mia fragolina ti abbiamo trovata. Come ti è venuto in testa di nuotare? L'acqua è cristallina, seppur blu, quindi è ovvio che ti avrei vista. Ragazzi, scrivetelo voi qui sotto nei commenti che io e Jimmy siamo stati i migliori a nascondino e soprattutto sono stata bravissima a non farmi scoprire. Ma cosa dici? Io e la mia fragolina rossa ci siamo nascosti in un punto super difficile, molto di più della piscina, quindi ho vinto io. Dai, scrivetelo voi qui sotto nei commenti, ragazzi. Consigliateci altre challenge con i Poppit e noi ci rivediamo domani in un prossimo video. Ciao!